Vediamo adesso un esempio di applicazione numerica di questa legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato. Immaginiamo un oggetto, per esempio un sasso, una pallina, che viene lanciata verso l'alto con una velocità iniziale di 15 metri al secondo e ci chiediamo dopo 5 secondi quale sarà la sua velocità. Siccome l'accelerazione di gravità è rivolta verso il basso, mentre noi abbiamo dato il segno più a questo vettore velocità iniziale che è rivolto verso l'alto, allora questa legge oraria più A diventa meno G, cioè dobbiamo metterci il segno meno davanti all'accelerazione di gravità perché è rivolta in basso. Andiamo a sostituire i valori numerici, quindi velocità iniziale 15 metri al secondo meno accelerazione di gravità G e delta T 5 secondi, questo calcolo è 49 metri al secondo, secondi si semplifica, rimane metri al secondo, 15 meno 49 fa meno 34 metri al secondo. Il fatto che abbiamo trovato un risultato negativo, cioè una velocità negativa, dopo 5 secondi vuol dire che questa velocità è rivolta in basso. Infatti, abbiamo la velocità iniziale che è rivolta in alto, 15 metri al secondo, all'istante iniziale 0 secondi, posizione A. Poi, al passare del tempo, un secondo, 2 secondi, 3 secondi, la velocità cala. Infatti, sappiamo che il significato intuitivo di questo valore, 9,8 metri al secondo quadrato, vuol dire che la velocità, perde in salita 9,8 metri al secondo ogni secondo che passa. Infatti, da 15, se noi togliamo 9,8, otteniamo 5,2. E se togliamo ancora 9,8 otteniamo meno 4,6, togliamo ancora 9,8, meno 14,4, meno 24,2, meno 34. Questo meno 34 è questo qui, è anche il risultato che abbiamo ottenuto con il calcolo. Quindi dopo 5 secondi la velocità ha perso 9,8 metri al secondo 5 volte. Quindi per 5, ecco il senso di fare 9,8 per 5. Questo g delta t vuol dire che dopo un secondo la velocità perde 9,8 metri al secondo, dopo 5 secondi ha perso 9,8 per 5 e è scesa a meno 34, con il segno meno perché è una velocità rivolta in basso. Vediamo infatti la velocità iniziale rivolta in alto, poi perde questi 9,8 metri al secondo, diventa una freccia più corta, 5,2 metri al secondo, poi ci sarà un momento qua tra un secondo e 2 secondi, cioè tra questa riga e quest'altra, in cui la velocità si annullerà. Questo momento, dopo la calcoleremo, è circa 1 secondo e mezzo. Lì la velocità si annulla perché passa da valori positivi, quindi una velocità rivolta in alto, a valori negativi, quindi una velocità rivolta in basso. Dopo 3 secondi la velocità sarà meno 14,4 metri al secondo e di nuovo un altro 9,8 e un altro 9,8 ancora e abbiamo una velocità sempre più grande rivolta in basso. Per sapere in quale istante avviene l'inversione del moto, cioè la velocità è zero e la velocità passa da valori positivi verso l'alto a valori negativi verso il basso, dobbiamo risolvere di nuovo questa equazione v uguale v0 meno g delta t, ma stavolta l'incognita non è dopo quanto tempo, anzi sì, l'incognita è proprio dopo quanto tempo. E l'incognita invece prima era qual è la velocità finale. Quindi prima abbiamo calcolato la velocità finale senza invertire la formula e avevamo trovato meno 34 metri al secondo. Adesso invece l'incognita sarà dopo quanto tempo delta t, la velocità deve essere 0. Quindi stavolta noi chiediamo che la velocità sia 0, è la velocità nel punto più alto della traiettoria, dove per un attimo l'oggetto si ferma, per un attimo si ferma prima di tornare giù. Quindi noi poniamo v uguale a 0, ecco qua, questa croce indica v uguale a 0 e ricaviamo l'incognita t. Con la formula inversa troviamo alla fine t uguale v0 su g. Al posto di v0 mettiamo la velocità iniziale, 15 metri al secondo, questa qua, diviso l'accelerazione di gravità. Le unità di misura si semplificano, rimane secondi, 1,53 secondi, circa 1 secondo e mezzo. Quindi a 1 secondo e mezzo più o meno si trova tra 1 e 2 secondi, quindi si trova qua in mezzo, ecco qui 1 secondo e mezzo, la velocità è 0. E infatti torna anche con il disegno, perché dopo 1 secondo la velocità è verso l'alto, dopo un altro secondo, quindi a 2 secondi è in basso, quindi tra 1 e 2 secondi la velocità ha cambiato verso e ha cambiato segno, quindi qua in mezzo c'è il momento in cui velocità è 0.